Listen, I can see the light. Did it go wrong? 82 ci chiede 82, gli diamo 75, ci chiede 75, gli diamo. Badabom, badabom. Stefan De Vrij. Vediamo come si presenta in game. Sulla carta noi... Vacca Reguglion, ma io non saprei, come fate a sapere tutti della vacca Reguglion? Ma siete tutti esperti di gossip. Ok, beh, De Vrij, però lei non mi si può presentare con la scarpa della marca sbagliata, con uno stemma così. Allora, vediamo un po'. Chi ste De Vrij? Grazie mille Andrea per i 100 bits. Poi, ok, il piede debole, vabbù, ma... Comunque sto pacchetà sembra veramente tantissima roba, perché sembra pure parecchio, cioè parecchio, sembra bello agile. Bravo pacchetà, sembra tanta roba chi lo pacchetà. Vabbè, qua non mi ha piaciuta la direzione, ma sto pacchetà sembra... pure bello solido difensivamente. Subito si attacca al pallone. Che movimento orribile. Bravo De Vrij. Bella animazione. Sembra molto fisico. Non mi sembra il più rapido onestamente dei... Però guardate come si attacca. Sembra un po' pesante questo. Madonna, pacchetà. Che presenza in game. Già avesse la quinta stella skill. Qua De Vrij ha fatto l'intervento da solo. Ancora De Vrij. No, zio. De Vrij ancora. Altro, io non ho fatto niente. Madonna, pacchetà. Spettacolare sto pacchetà, spettacolare! Killu Darmian. Guarda come sa ancora un pallone Killu pacchetà. Guarda che meraviglia quel pacchetà, ma quanto è forte! D'altro canto questo De Vrij mi sta piacendo per... No, non era... Mi sta piacendo per gli automatismi, è proprio full automatico. Allucinante. Guarda che meraviglia De Vrij, guarda. Full aggressive, full automatico. Ma poi che meraviglia sto pacchetà, passa la palla di destro, di sinistro, cioè. È di una comodità incredibile. Grazie per i bits. Fa un pelo fatica a prendere velocità. Guardate sto pacchetà, ma guardate sto pacchetà, che meraviglia. Come sarebbe pacchetà vale 900? Già perso 150k, ma che dite? A livello di come attaccare. Come vedete De Vrij sempre sulla linea di passaggio. Bentornato Colossal. Spettacolo comunque sto pacchetà, spettacolo. Questo lo useranno un botto nel competitive, fidatevi. Se porcate, perché le dobbiamo fare, no? Bravo De Vrij, da solo l'ha pigliato. E se mi switchi quello che vorrei, cioè... Bravo, bravo pacchetà. Intervento full automatico. Oh, se cioè, c'era Juon che faceva compravendita. Guardate sto De Vrij. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo provato qui da Junkie a Scuola Foot Universe. Allora, partiamo subito da De Vrij. Lui
Invece è un giocatore particolare, cioè particolare, è il classico DC, pure lui è molto forte fisicamente, dà un po' meno. Fammi vedere le stats un attimo per sfizio. Vabbè, le stats dicono che sono simili. Comunque lui sembra un po' più pesante di Sanchez, cioè in game ogni volta che andate a vuoto con L2, R2, sentite proprio quella lentezza nel cambiare direzione, che è una... è pesantezza quella in realtà, non è lentezza, perché lui sia in accelerazione, tolti i primissimi metri perché è pesante, sia in allungo molto bene, è valido. Il problema è che quando andate a vuoto non tanto si riesce a stare dietro agli avversari. Tolto quello, è veramente full automatico questo. D'altra parte le stats ci dicono di un 94 lettura difensiva, 92 di intercettazione. Intercetta un botto, si attacca all'uomo, si mette subito sulle linee, nelle zone dove probabilmente andrà a finire la palla. Quindi questo è notevole. Ricorda molto, per dirvi, boh, giocatori alla Virgil, però non è così pesante. Quei giocatori full automatici, no? Un po' alla Rio Ferdinand. Ecco, secondo me, tolta l'aggressività, esatto, è un giocatore alla Rio. Se vi piacciono questa tipologia di DC, questo potrebbe fare al caso vostro. Vi aiuta veramente tanto nella fase difensiva. Però occhio ad uscire sparati, ad uscire aggressivi, perché se difendete in quel modo soffrirete un po' la pesantezza nei primi metri di questo giocatore. Per il resto, tanta roba. Come no, 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 non assomiglia in game a Rudiger. Rudiger si muove molto più rapidamente nei primi metri, indipendentemente da quelle che sono le stazze, eppure nei cambi di direzione Rudiger è fulmineo, lui no. Questo sapete chi sembra? Ruben Dias. Somiglia un botto a Rubén Dias Toti. Come stile intesa, ombra, e come voto a lui gli do un 8,5. E poi parliamo di questo, che Lucas Paquetá, che è un giocatore clamoroso questo. Qui siamo in presenza di un giocatore da endgame, in my opinion, perché 5-5, alto-alto. Si è andati a rimediare a quella grossa pecca del piede debole, che un po' affossava la versione precedente, perché se ricordate la review, sì, tutto molto bello, però sbagliava tanti passaggi col piede debole. Qua per ora è perfetto, 1,80 m, alto-alto, 5-5. Andiamo a vedere il resto. Questo c'ha un'ottima velocità per essere un centrocampista, perché c'ha 88 di velocità scatto e un buon 84 di accelerazione. Cioè è un parametro buono. C'ha una ottima finalizzazione, ce lo dicono le stats. Io ci ho potuto calciare ben poco perché lo utilizzavo davanti alla difesa, però le stats ci dicono addirittura 93 di freddezza, 87 di finalizzazione, una buona potenza tiro. Passaggi clamorosi, e la cosa interessante è che col 5 di piede debole potete sta mezzi storti, potete fa sempre dei filtranti clamorosi, quindi 93 di visione, 91 lungo, 93 curto, 91 effetto. Cioè, non so se rende l'idea. Poi guardate là, il dribbling non ne parliamo. E il dribbling rispetto alla versione precedente è la cosa che secondo me si sente maggiormente. Voi dite, ma come, ha preso solo uno di dribbling? Fidatevi, questo qui è molto più reattivo, palla al piede, ed è molto più agile. Proprio dà una sensazione di pesantezza nettamente inferiore a quella precedente. Kist pare a tratti quasi in attaccante per come si muove bene palla al piede. Le stats difensive sono delle stats da ottimo centrocampista difensivo. Cioè, se noi andiamo
andiamo a prendere, vi faccio un esempio, un Gullit, ok, che è il centrocampista offensivo, ma non sto dicendo che è meglio Gullit, parlo solo delle stats difensive, ok, prendiamo Gullit Prime. Vediamo che cosa ci dice Gullit Prime. 81 di intercettazione, 79 di lettura difensiva, 82 di contrasto in piedi. Anzi, facciamo così, mettiamoli vicini. E poi vi dirò perché sono arrivato a parlare di Gullit. Guardate qua, guardate la difesa, ok? 81-82. 79 a 81, 82, 82 e in più c'ha più uno di aggressività. Gullit ha più 2 di difesa perché fa media quel precisione testa di Gullit, ma se no hanno la stessa difesa. Perché ho messo in mezzo Gullit? Perché è quello ritenuto per eccellenza il centrocampista che fa la doppia fase con i piedi buoni e che difende anche. Perché lo confronto con lui? Perché onestamente, tolto il body type, che Gullit ovviamente ha un body type clamoroso, gigantesco, 1,91 m, che voi ci crediate o no, questo Paquetà rispetto a un Gullit vi apre un mondo perché ha alto alto, che è un work rate nettamente superiore per uno che deve fare la doppia fase, 5 stelle skill che gli permettono di girarsi scoop turn più ball roll. Ribadisco, ignoriamo per un attimo il body type e guardate pure le stats, cioè le stats ci dicono che hanno una velocità simile, le stats di vabbè, Gullit c'ha molta più potenza tiro, però tutto sommato il tiro se la giocano, le stats di passaggio sono simili, il dribbling per me palla al piede non c'è proprio paragone tra sto Paquetà con la quinta stella skill e Gullit che fa una fatica notevole quando lo prestano. Quindi questo ha un prezzo più che onesto per rientrare nella fascia dei centrocampisti che fanno la doppia fase. È clamoroso. Io onestamente non sono riuscito a trovare un difetto a questo Paquetà. Come stile intesa, ombra, perché gli andiamo a boostare la velocità di cui ne ha bisogno, non perché sia lento, ma perché è quello che va boostato. Più le stats difensive. Difensivamente è molto presente in game perché alto abbinato a 88 di aggressività e a delle buone stats difensive ne fanno un giocatore molto presente in game che chiude le linee, che intercetta e che sradica palla dal pallone anche automaticamente. Con i piedi è un fenomeno. Io onestamente sto cercando di sforzarmi, quel Bellingham pure mi piacque ma non così tanto. E onestamente ad oggi, fammi pensare che altro c'era di centrocampista, io credo che questo sia il centrocampista, c'era Jorginho ma non siamo assolutamente a questi livelli. Kanté va bene, sradica palla dai piedi, se ho detto al pallone mi sono confuso. No, signori, questo per me ad oggi è il centrocampista più completo e più forte che ho provato. Anyway, considerando tutto ciò, considerando il prezzo più che onesto, considerando i link di questo giocatore e tutto il resto, per me questo centrocampista si stucca un bel 9,5. Ed è ad oggi il centrocampista più forte che ho provato. Lo preferisco anche a quel Bellingham. That's all. Credo che abbiamo parlato di tutti i giocatori che abbiamo testato quest'oggi. Che stai? Io vi ringrazio per aver visto questo video. Scusatemi se siamo andati un po' per le lunghe nel recap, però sono dei giocatori anomali, particolari, su cui meritava di spendere qualche chiacchiera in più per farvi evitare di spendere crediti, pure perché questi qua sono in una fase particolare, probabilmente scenderanno di prezzo e tutto quanto. Però
Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review. Alla prossima.